Siamo qui per la firma di un importante protocollo. Ringrazio il Presidente Carlo Bonomi, a cui mi lega un'amicizia da anni, quindi ho molto piacere che siamo insieme qui ad attestare l'impegno del Ministero dell'Interno e ovviamente di Confindustria, che ha nel proprio ambito circa 150.000 imprese. Quindi il fatto di voler firmare un protocollo antimafia in un momento particolare qual è quello odierno, con i fondi del PNRR che quelli arrivati e quelli che arriveranno, comporta un impegno, un senso di responsabilità da parte di tutti. È un protocollo che abbiamo messo in campo a seguito di una lacuna anche normativa che era stata rilevata dal Consiglio di Stato, perché ci consente, con una norma che abbiamo introdotto proprio andando incontro alle richieste del Consiglio di Stato, che consente il ricorso alla documentazione amministrativa anche nei rapporti tra privati. Io credo che noi dobbiamo lavorare insieme cercando di operare secondo i principi di legalità, perché la legalità è quello che va a incidere sullo sviluppo del nostro Paese, un sviluppo che in un momento come quello attuale occorre ancora di più. Abbiamo terminato in questi giorni le celebrazioni per le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, il 19 di luglio arriverà l'anniversario. Quindi siamo davvero in un momento in cui i principi di cultura dell'antimafia, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo fatto anche l'altro giorno il trentennale della DIA, e quello che abbiamo sempre detto che la mafia si sconfigge andando a verificare il percorso del denaro, e quindi il nostro obiettivo è quello che il denaro venga schermato dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni criminali, le organizzazioni mafiose. Il Ministero dell'Interno ha introdotto da vario tempo quello che è il rating di legalità. È importante perché è un sistema premiale nei confronti delle aziende che seguono determinate regole, e il fatto di essere inseriti anche nei protocolli di legalità fa sì che questo percorso venga premiato, perché ci sono dei punteggi che vengono attribuiti e quindi che agevolano anche l'accesso al credito con le banche. Io credo che soltanto un percorso di questo genere, agevolato anche dal protocollo che noi firmiamo oggi, che consentirà alle imprese di accedere alla banca nostra del Ministero dell'Interno antimafia, Banca Nazionale Antimafia, e questo che prima era soltanto consentito agli operatori pubblici. Quindi è un ulteriore tassello che secondo me davvero serve per ridare un senso di legalità alle imprese, e soprattutto consentirà ulteriormente lo sviluppo del nostro Paese, che è quello che noi vogliamo e che, a cui dobbiamo lavorare incessantemente proprio per la realizzazione dei progetti legati al PNRR. Quindi un grazie ancora di cuore al Presidente Bonomi, che con la sua presenza e con la sottoscrizione congiunta rende ancora più prezioso questo strumento che abbiamo messo in campo. Grazie, prego.